Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto un format che tanto avete apprezzato l'anno scorso, ovvero quello del questo quello, dove vi aiutavo a risolvere alcuni dubbi di formazione, però in chiave rivisitata. Infatti si trasforma in un miglioro e voto le vostre squadre e tattiche, che registro solitamente il martedì a partire dall'1:30, dove mi andate a mandare le squadre sulla piattaforma Viola tramite SharePlay. Io ve le guardo, ve le aggiusto e vi do anche un paio di accorgimenti strategici per quanto riguarda istruzioni, eccetera, eccetera. Quindi ho registrato questo primo appuntamento proprio ieri, vi lascio alla visione, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e se volete che questa serie prosegua. Passiamo a Pigna, che si presenta con questo Tamarro Team, 500.000 di budget, gioca con il 4-2-2-2, situazione disastrata da infortuni e contratti scaduti, comunque a parte gli scherzi. Allora, considerando un po' le intese abbastanza bloccate, io qua andrei a fare una roba. Quindi toglierei Rudiger, cioè toglierei Varane per mettere Rudiger nella sua versione speciale uscita Rule Breaker un po' di tempo fa, perché quest'anno purtroppo Varane base non è proprio il mio difensore centrale preferito, quindi ci andrei a mettere sicuramente Antonio, così rimpolpiamo un po' il reparto arretrato. Così come anche Hakimi, stesso discorso di prima, il base inizia magari a fare un po' di fatica, quindi anche lui lo trasformerei, e considerando sempre le intese, stavolta più che Klaus ci andrei a piazzare Hakimi nella sua versione IF, che almeno un pochino in più si sente. Poi, per quanto riguarda il ruolo di portiere, con tutto il bene che voglio dare Ola, non è che mi faccia propriamente impazzire. Poi, calcolando pure che gioca pure non al massimo d'intesa, lo farei subito sparire e ci andrei a piazzare altro, magari anche un portiere icon, ma di bassa fascia, a livello di prezzo, non dico Van der Sar, ma anche un check mid, che con tutte queste sfide che stanno gironzolando, considerando che è stato sfida, si riesce a portare a casa. E poi, per quanto riguarda il resto, direi che non è male. Anche Tierney non è che è il mio giocatore preferito, qua ci andrei più a piazzare Cancelo in una delle versioni speciali che è uscito, calcolando che porta molto meglio la palla rispetto a quel Tierney, quindi andrei a piazzare lui in questa versione qua, terzino sinistro che gasa veramente a livelli incredibili. Ok, eccoci da terzino, che si presenta con questa squadretta bella piena di icon anche lui, e 500k disponibili, però con la volontà di inserire Mbappé al posto di Del Piero. Quindi togliendo Del Piero e mettendo Mbappé, così già ce li ha tutti quanti belli pieni d'intesa tranne Varane. E quindi Varane io lo andrei a sostituire con Marquinhos, e in maniera tale che anche nella versione base è molto superiore di Raffaele, e ti va a chiudere perfettamente la squadra. Certo, ti manca ancora qualcosina, perché mancano circa 500k per Mbappé, però considerando pure il crash dei Toti che a breve dovrebbe arrivare, magari ti viene a fare meno e te la riesci a chiudere. Allora, Sassi invece si presenta con questo team, anche lui devo dire abbastanza sfortunato nelle icone, mi viene da dire, e mi ha chiesto di cambiargli la difesa. C'ha circa 2,5 milioni di budget. Io qua farei un'operazione un po' più profonda, però partirei da Lafont, che toglierei Gomez, Rhys James, andrei anche su Mané a farlo volare, e con tutto il bene che gli posso volere anche a Xavi la panchina direi che gli sta meglio rispetto al posto da titolare. E andrei a mettere come portiere, anche in questo caso, Donnarumma, per il quale nutro un affetto particolare, secondo me devastante. Mettiamo questo con la lingua di fuori, perché sì. Poi, come difensore centrale, visto che ci abbiamo Cozza dall'altro lato, secondo me un Marquinhos non possiamo farcelo sfuggire. È vero che ci abbiamo crediti, però manca a sprecarli, mettiamo tranquillamente l'IF. Poi in panchina già vedo che c'è una Hakimi che fa il caso nostro, così come vedo che c'è un Fofana Potm che ci può tornare tranquillamente utile. E qua al posto di Xavi andiamo a chiudere, visto che a questo punto serve un giocatore offensivo, ci andiamo a mettere Mbappé tranquillamente anche nella versione base, che insomma secondo me gira molto meglio. Così ti vai a usare Eusebio e Mbappé da punta, Cantona lo puoi mettere tranquillamente largo con Alessandrini o CC, mediana Fofana Vieira, con questo Fofana è sorprendentemente tecnico,
si gira anche discretamente bene. Poi con la difesa Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, secondo me ci guadagni rispetto a James, Gomez e Lafont che avevi prima. Eccoci da Ciccio, invece, che ha 650k da parte e secondo me, considerando che gioca con il 4-4-2 e utilizza il buon Fekir in mediana con Guendouzi, onestamente partirei proprio dal togliere Fekir, perché onestamente il CC non lo può fare, e ne approfitterei anche per fare un upgradino qua lato difensivo, perché Koundé è forte, però secondo me si può migliorare. Stoacuna, il terzino, non lo può fare perché è troppo lento per quello che mi riguarda. Rodrigo a 7 è una buona carta, però perché usare un 4-4 quando si può andare a mettere un altro? Quindi io, partendo dalla difesa, ci andrei a piazzare qua Militao nella sua versione quella number zap. E lo piazzo qua. Poi, dopo aver messo Militao, facile, vicino a lui, qualità-prezzo, non sbagliamo mai, mettiamo Mendy, che ancora oggi è assolutamente validissimo. A centrocampo, a fargli compagnia al posto di Fekir, quindi un centrocampista di ruolo, piazziamo Valverde, che per me è veramente, veramente forte. Eccolo qua, il buon Federico, quindi nella sua versione tranquillamente si può andare a scegliere sia quella fuoco che quella ghiaccio. Io preferisco questa versione qui. E poi, vi ripeto, Rodrigo ci poteva pure stare, magari nel frattempo lo può continuare a utilizzare, però io al posto suo qui ci vado a mettere Vinicius, ma anche quell'85 che c'ha lo strappo molto più bruciante rispetto a Rodrigo, e considerando che c'ha la quinta di skill, dà una grossissima mano quando si tratta di impostare l'azione offensiva. Allora, Vinci si presenta con questa squadra. Allora, la difesa mi convince, l'unico che non mi fa impazzire è De Ligt, che io comprendo il fatto che debba dare intesa a Barella, però piuttosto che utilizzare De Ligt, penso che come prossimo upgrade si va a prendere Koulibaly nella sua versione con l'headliner, che è veramente un mostro finale. Lo stanno utilizzando tanto pure a livello competitivo, perché c'ha un boost pazzesco in termini di agilità, vola, salta addosso agli avversari, è veramente qualcosa di top. Poi, per quanto riguarda la mediana, Barella Kanté mi convince, ma fino a un certo punto. Quindi io Barella lo lascio, Kanté invece lo tolgo, perché al posto di Barella, di Kanté, sfruttando il fatto che qui c'è Mbappé e c'è comunque Eto'o, che quindi ci permette di mettere un giocatore qualunque, visto che è chiuso anche con un icon, io gli vado ad affiancare Renato, in maniera tale che hai un giocatore che rispetto a Kanté ti difende, ma è anche completo come Barella, e secondo me sono molto 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 più congeniali tutti e due insieme. Poi c'hai sugli esterni Neymar e Garrincha, Eto'o e Mbappé come punte, e onestamente ci sta. Per me potresti anche dirottare Eto'o in fascia e mettere Neymar come punta, considerando che è 5-5, quindi 5 di skill e 5 di piede debole, Eto'o che è 4-4 lo metti a correre largo. Allora, squadra di Ale Castel, che c'ha anche lui tutta una serie di icone spacchettate, abbastanza fortunello. Sfrutterei questo Campbell per dare link da questo lato qua, non tanto a questo Tierney, ma ci andrei a piazzare il sempreverde Mendy, che linka pure con Guendouzi, quindi lo si riesce a mettere anche a full d'intesa, che per me sempre top terzino e lo sarà ancora per tanto tempo, quindi ci mettiamo Mendy, che ormai costa anche poco. Poi la linea difensiva con Kimpembe e Klaus ci sta, la mediana con Guendouzi, Aouar, sì, però pensiamoci, perché Aouar secondo me è meglio da CC tipo a 3 che a 2, però lasciamolo. Poi quello che andrei a cambiare sono i due esterni, perché Diaby non mi fa impazzire, e onestamente non mi fa impazzire neanche Salah con il suo piede debole. Quindi, non volendo strafare, ma diciamo dando anche delle possibilità a stretto giro, prenderei Bamba nella sua versione speciale uscita poco tempo fa, 86, che comunque è un ottimo esterno, c'ha anche degli ottimi passaggi, è 4-4, quindi lo fa bene quel ruolo lì. Mentre dall'alto lato invece ci andrei a mettere assolutamente Messi, che ormai costa sempre di meno e per quello che mi riguarda è versatilissimo, perché durante la partita lo potete anche spostare trequartista, cioè veramente può fare di tutto, oltre che
fa bene anche l'esterno, eventualmente la seconda punta. Quindi io sta squadra qua al momento me la risolverei così. Mendy da prendere subito, considerando che al momento il budget è di 50k. Bamba stretto giro e poi come ultimo upgrade il buon Messi. Bene, Ture invece c'ha 2 milioni e 3 e ha Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Cornet, centrocampo con Renato e Kessié, Zaha, Ronaldo, Messi e Mbappé. Allora è bridata anche discretamente bene, però io piuttosto a quel punto toglierei Cornet, che mi dà fastidio quel set d'intesa, ci piazzerei Cancelo e al posto di Kimpembe ci piazzerei Thiago Jalò, che è un ottimo giocatore. Così c'hai Thiago Jalò che ti linka Cancelo, Cancelo che linka Ronaldo, Ronaldo che a sua volta linka con Renato e Zaha che ti linka Kessié. Secondo me ce la fai tranquillamente a fare la squadra così e ti torna molto molto più comodo. Questo è quanto ragazzi per il primo episodio, fatemi sapere se c'è qualche modifica diversa che avreste fatto rispetto a quelle che ho fatto io. In descrizione trovate tutti i vari link dei partners, nonché della piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi, ciao!